la slide con la mia bella faccia in questo momento si rifiuta di... Ecco, qua sono un ingegnere informatico, quello che faccio di mestiere è consulenza a aziende, start-up e piccole e medie imprese per ristrutturare o strutturare le start-up e il loro business e realizzare sistemi che implementano i processi strutturati. Abbiamo già parlato del meetup Milano Chatbots, l'altro organizzatore con Milano Chatbots è Serverless City. Anche questo gruppo si riunisce mensilmente, spesso in questa stessa sede, Lenin42, che ringrazio oltre a voi per essere venuti nonostante il venerdì sera. Il prossimo incontro per loro è martedì prossimo, sempre in questa sede. Oltre a organizzare meetup qui e anche presso i vari vendor principali della tecnologia serverless, quindi Amazon ovviamente, Google, Microsoft, sono i promotori di Serverless Day per l'Italia, che è una serie di eventi internazionali che a Milano organizzano loro ed è in programma per settembre, avete tutto il tempo per informarvi. Il programma velocissimo della serata è parlare di alberghi diffusi e darvi un'idea di cosa si tratta, una breve storia, cosa si fa nel supporto al cliente, che è l'ospite in questo caso per gli alberghi diffusi, e vedere come un chatbot può innovare il processo di supporto e automatizzarne una parte. Velocemente mi piacerebbe sapere. Puoi tornare indietro. Sì, voi insomma, che, di cosa vi occupate, se c'è qualcuno che si occupa di ospitalità in particolare, ok? Tecnici e o addirittura bot? Ok, beh, i tecnici abbiano pazienza perché vedremo pochissimo, giusto architettura, niente codice, eventualmente ci mettiamo in uno stanzino dopo per parlare dei nostri peccati privatamente. Parliamo di alberghi diffusi, dove in realtà la parola che ci interessa è diffusi. In realtà non è un concetto nuovo, è stato teorizzato da un italiano già 20 anni fa. Da poco hanno tenuto la 21ª assemblea nazionale, quella dell'Associazione Italiana Alberghi Diffusi, e il concetto è molto semplice. Quello che prima faceva un albergo, e che fa tuttora, in un'unica struttura, cioè gestire un servizio di accoglienza con vari sottoservizi, che sono la reception, le stanze, i ristoranti, eccetera, perché non farlo anche su più strutture, quindi non in un unico edificio, ma avere la reception in un luogo, e le stanze che in realtà sono appartamenti diffusi lungo una costa, una valle, una città. Stessa cosa si può fare per il ristorante, che eventualmente può essere una struttura convenzionata, e gli altri servizi come ovviamente le pulizie. Perché ne parliamo, anche se è un concetto che è vecchio di 20 anni? Perché nel frattempo sono successe parecchie cose. Due in particolare. La prima è che è diventato molto più facile per gli ospiti andare in affitto presso dei privati. Le piattaforme come Airbnb, che adesso utilizzerò come per antonomasia, ma considerate che ci sono anche i concorrenti ovviamente, permettono di mettere molto più facilmente in comunicazione l'ospite e il proprietario. E quindi da un lato l'ospite si trova un'offerta tanto più facile da trovare e a più basso costo, dall'altro il proprietario appunto non ha più quegli sforzi di marketing, di visibilità che aveva negli anni passati, quindi molti di più oggi si riescono a mettere online, tra virgolette, anche se non sono per niente professionisti, insomma ci si può anche improvvisare, almeno così era fino a qualche anno fa. In realtà, proprio il fatto che ci siano delle improvvisazioni, non so, quanti di voi sono stati clienti, hanno ordinato, hanno prenotato vacanze tramite Airbnb o concorrenti? Pensavo di più, comunque meglio, così raccontando. Possono capitare sorprese, come il fatto che non andando verso un albergo che ha una struttura ben definita, un indirizzo noto ai tassisti, eccetera, non sempre si trova al primo colpo l'appartamento, e addirittura spesso non è nemmeno lì che ci si deve recare inizialmente, perché le chiavi ce
allora ci sono due indirizzi da trovare, prima il proprietario e poi l'appartamento, o chiedere al proprietario che ci accompagni. Poi, proprio perché a volte il proprietario si è messo online senza avere alcuna formazione alberghiera, può essere, come dire, può essersi organizzato a modo suo o non essersi organizzato per niente. Quindi tutta la gestione del, perdonatemi, tutta la gestione del soggiorno dell'ospite è molto, può essere in alcuni casi molto raffazzonata, al punto, raccontando un'esperienza personale, mi è capitato che un proprietario sia entrato serenamente nell'appartamento che avevo affittato a farsi una lavatrice, come se fosse ancora a casa sua. E per fortuna non eravamo in casa in quel momento, ma abbiamo trovato il cestello pieno, non è stata una bella sorpresa. Questi imprevisti, e oltre, non per ultimo, anche il quadro normativo che sta cavalcando, viene normato sempre maggiormente un po' in tutti i paesi, negli Stati Uniti come in Europa, Barcellona ha avuto serissimi problemi con Airbnb di recente. Queste due ragioni principali portano a una concentrazione e alla comparsa di soggetti professionali, quindi alberghi diffusi che gestiscono decine o centinaia di appartamenti in una medesima località. Ovviamente la loro presenza permette di supplire a parte, di mitigare parte dei problemi della scorsa slide, per cui c'è una gestione più organizzata del business, cioè dell'esperienza dell'ospite, si riesce a correre dietro al quadro regolamentare, le nuove leggi e le loro interpretazioni, avendo un riferimento legale vero. Non è che il proprietario si mette tanto, insomma, a guardare se ogni mese sono cambiate le leggi che regolano i suoi affitti. Spesso per lui è un modo per arrotondare le sue entrate, non lo percepisce come un lavoro a tempo pieno. Se lo percepisce come un lavoro a tempo pieno, spesso è perché ha un patrimonio di vari appartamenti e quindi riesce, io non lo chiamo più vivere di rendita, ma vivere esclusivamente del suo mestiere di albergo diffuso, monopersonale. Questi attori hanno anche la capacità di fare economia di scala, perché alcune operazioni, come non so, la reperibilità notturna, basta che ci sia un reperibile anche per 100 appartamenti. Ovviamente è molto più efficiente gestirlo come azienda che come singola persona. Volevo evitare di fare il consulente e fare una matrice, ma una slide mi è scappata e quindi ho messo le attività di un albergo diffuso su questo spazio. Allora, un asse si vede è la visibilità, cioè quanto le operazioni sono visibili dal cliente finale. L'altro asse è quanto sono automatizzabili queste attività. Diciamo che è facile automatizzare e si fa da sempre la parte di amministrazione, perché ad esempio la parte fiscale e regolamentare sono tra le cose più astratte che la mente umana abbia concepito, quindi si prestano benissimo al trattamento automatico da parte dei computer. Il marketing si tratta molto spesso di piattaforme online, quindi molto facilmente integrabili con i gestionali, alberghieri, non. Diventa più difficile automatizzare invece le attività che hanno un grande apporto umano, come quelle che si svolgono al telefono, supporto clienti, vendite, e addirittura quelle che richiedono interventi umani, quindi manutenzione, le pulizie. A meno che vogliate mettere un Roomba in ogni appartamento e trovare il modo per cui questo si svuoti da solo dopo ogni operazione, insomma, per forza una persona ce la deve andare. L'accoglienza in realtà è un po' un caso particolare, perché che cos'è l'accoglienza? Significa consegnare la chiave fisicamente all'ospite quando arriva e fargli firmare il contratto e riportarlo poi in sede. Questa è un'attività molto umana, perché ci vuole una persona che prenda un oggetto fisico, guidi un mezzo fino all'appartamento e aspetti fisicamente l'ospite, lo riconosca e gli consegni finalmente le chiavi.
non è sostituibile, però si può automatizzare nel senso che si può usare un approccio alternativo, quindi eliminare completamente questa attività. Ci sono soggetti che si stanno organizzando eliminando proprio l'attività di accoglienza, quindi utilizzando non chiavi fisiche ma serrature elettroniche e non contratti cartacei ma digitali. Ho letto che qualcuno si era anche inventato che nella stazione mettevano i locker per prelevare e depositare le chiavi fisiche. Esatto, sì, sì. E fare firmare, fare il pagamento del locker. Esatto, sì, sì. E quindi ci concentriamo perché sul supporto agli ospiti? Perché in realtà stiamo già automatizzando in questo tipo di aziende, ma anche in altro, buona parte di tante sottoattività di queste. Ovviamente l'amministrazione, diciamo, si presta molto, ma anche, che ne so, le pulizie comunque sono attività pianificabili e quindi non è che sono completamente umani. Almeno sulla pianificazione possiamo farci aiutare da una macchina che conosce le date dei check-in, le date dei check-out e può gestire il calendario degli addetti alle pulizie. Il supporto ai clienti si presta bene oggi all'automatizzazione perché sono comparse le nuove tecnologie. Tra queste ci sono, ecco, le più umane, diciamo, sono quelle che si svolgono in basso. Le più automatizzabili sono quelle prime della lista, quindi contattare telefonicamente il cliente che sta per arrivare nei prossimi giorni per chiedergli, intanto per spiegargli che c'è una reception, oppure lo possiamo aspettare anche anche all'appartamento. Poi tutto dipende, la reception spesso fa orari d'ufficio, quindi se arriva tardi non c'è nemmeno quell'opzione, bisogna per forza prendere un appuntamento all'appartamento. Poi quasi immancabilmente ci chiederà delle indicazioni su come arrivare, oppure lui sa che arriva a Malpensa alle 3 del pomeriggio, ma non sa esattamente quando può essere in città, quindi ha bisogno di una mano anche solo per prendere questo appuntamento. E ovviamente buona parte delle telefonate che arrivano al supporto agli ospiti sono legate a cose più umane, tipo imprevisti, lamentele perché si trovano sorprese in appartamento. Spesso le stesse persone gestiscono anche la parte di accoglienza che dicevamo, legata alla consegna delle chiavi e alle trascrizioni che poi servono per mandare i dati in questura, ad esempio. In un hotel tradizionale sono operazioni che si fanno la notte, quando l'attività dell'hotel è completamente ferma, quindi tranquillamente. Invece in un albergo diffuso spesso si fanno in orario d'ufficio, quando riapre l'azienda il giorno seguente, e quindi sono attività continuamente interrotte da telefonate delle categorie precedenti. Quindi devono essere davvero dei mostri questi addetti al supporto agli ospiti, perché devono saper fare cose che richiedono anche molta umanità, come la gestione di emergenze delicate, e avere molta precisione per riuscire a fare trascrizioni di dati anagrafici, quindi dati personali, anche continuamente interrotte. Sicuramente è un ambiente di lavoro che si può migliorare. I bot ci aiutano particolarmente, almeno quelli che secondo me sono più efficaci in questa fase, sono quelli che ci aiutano nel contatto telefonico e, perché no, anche nelle indicazioni. Per tornare indietro di uno? Sì. Le frasi più tipiche di un operatore dell'assistenza agli ospiti sono: no, guardi, lei non ha prenotato un albergo, la sua segretaria o il suo assistente o suo figlio in realtà ha prenotato un albergo, una stanza, un appartamento, per cui non ce l'abbiamo la reception lì, può venire qui, ma dopo deve farsi un quarto d'ora di mezzi pubblici per arrivare all'appartamento, oppure le mando direttamente una persona a darle le chiavi davanti al portone. Oppure appunto persone che arrivano davanti al portone ma non sanno di essere arrivate o non trovano l'interno, oppure sono entrate all'interno dell'appartamento ma poi si perdono nei cortili e sui pianerottoli. Queste due tipologie di telefonate sono la stragrande maggioranza, e sono sicuramente, sono estremamente ripetitive e si prestano molto bene all'automatizzazione. E quindi possiamo automatizzarle. In realtà c'è qualcuno che lo fa da sempre.
ed è lui, Mozart. Per le prenotazioni premere 1, per informazioni premere 2, per tornare indietro premere cancelletto. Ecco, in realtà appunto l'automatizzazione si è fatta, si fa da 20-30 anni con gli IVR che sono i risponditori automatici. Ovviamente sappiamo bene che hanno delle limitazioni, sono estremamente inumani e difficilmente aiutano il cliente. Anche se, cioè, a parte l'ironia, alcune cose molto buone le hanno, cioè il fatto di instradare la persona dall'altra parte della cornetta su percorsi molto frequenti e quindi, come dire, riuscire ad aiutarlo in buona parte delle occasioni. Purtroppo il cervello umano impara soprattutto dagli errori, per cui ci ricordiamo quando questi sistemi non funzionano. Ma il fatto di avere una rotta predefinita è comunque un paradigma che viene tuttora utilizzato. Quello che possiamo fare di meglio oggi con un bot è che, oltre a delle risposte, diciamo, suggerite, sulle quali il bot è confidente di avere una buona risposta, possiamo accettare anche domande in linguaggio naturale e quindi seguire anche una strada non lineare nella soluzione dei problemi o semplicemente nella raccolta dei dati da parte dell'interlocutore. Adesso qui c'è un piccolo mock-up di quello che può essere il bot fatto con Facebook Messenger. In quali ambiti ci può aiutare particolarmente? Parlavamo della prenotazione, perché gestire l'agenda è una cosa che viene bene a una macchina. Dare informazioni appunto, ad esempio sui trasporti pubblici, piuttosto che su qualunque cosa riguardante la città, quindi, nonché appunto anche la geometria dell'appartamento, perché spesso i condomini internamente sono complessi, anche solo orientarsi all'interno del condominio non è banale. E sono telefonate, come dire, abbastanza inutili e molto ripetitive. Sicuramente le si può, come dire, delegare a una macchina che peraltro è sempre disponibile, non solo in orario d'ufficio, e ha sempre davanti la schermata con le informazioni precise dell'appartamento. Molto utile può essere anche per raccogliere le segnalazioni. Prima che parta una lamentela su Facebook dicendo guardate che schifezza, cosa è successo qui, quando c'è un imprevisto, anche oggi ci si fa mandare le segnalazioni dei problemi o le foto di danneggiamenti che l'ospite può aver trovato tramite un sistema di messaggistica. Perché non farlo direttamente qui, già che uno è su Facebook, invece di dire al mondo che si è trovato male, magari cerca prima di farselo risolvere il problema e può parlare direttamente con l'azienda tramite il bot. Inoltre, un'altra cosa che succede durante le telefonate è che la persona, l'ospite di prima che è arrivato a Malpensa alle 3, quando scopre che ci mette 2 ore ad arrivare all'appuntamento perché deve aspettare la navetta, il treno navetta che arriva fino a Cadorna, poi a Cadorna magari deve comprare un biglietto dei mezzi pubblici per arrivare fino al posto, insomma, sbuffa e l'operatore scaltro gli dice se no gli organizzo un transport per X euro, le mando una persona che col cartello la accoglie e l'accompagna direttamente al portone e le fa fare direttamente check-in. Così lei si legge il suo contratto tranquillamente seduto nel TAC, cioè nell'NCC, e lo firma con tranquillità e arriva già con le chiavi in appartamento. Quindi, ecco, nell'esempio che farò brevemente, se avete ancora pazienza, parliamo di prenotazione e informazioni. Possiamo cogliere degli spunti per i punti di ingresso anche delle altre due attività. Due parole su quali sono i soggetti a cui può servire un bot. Diciamo, la risposta facile è tutti, nel senso che grazie anche a quello che insegnano al meetup, che sentiamo al meetup serverless. In realtà allora va bene sia ai piccoli, perché si tratta di sistemi relativamente economici da sviluppare rispetto a un'app o a un intero sito web,
anche scalabili, nel senso che non hanno problemi di carico, quindi dover supportare 10 chiamate o 1000 chiamate o 1 milione di chiamate, parlando magari di grandi catene di alberghiere, non è un problema, perché si tratta di funzioni che si eseguono replicandosi cioè nella misura di quante volte vengono chiamate, non hanno limitazioni fisiche, non c'è un server unico che le contiene e che scoppia se arrivano troppe chiamate. Di contro, in realtà, non è per tutti, nel senso che non è per chi desidera affidargli un'attività molto umana, proprio perché si tratta di macchine, non hanno la sensibilità che è necessaria per gestire problemi. Cioè, non mettete un bot a rispondere alle lamentele, usatelo per raccogliere le foto dei problemi che causano le lamentele, ma attività come appunto il supporto psicologico, tra virgolette, no, non vanno bene per una macchina. Bisogna saper connettere concetti molto diversi, capire di cosa si sta parlando al volo senza tante spiegazioni, e una macchina non lo può fare. Seconda cosa, per quanto io sia appassionato di intelligenza artificiale, quella generale che sa parlare un po' che sa parlare di qualunque cosa non esiste, non esisterà per molto tempo. Quindi, usando un termine degli anni 80, possiamo dire che il bot può, se fatto bene, essere un sistema esperto, cioè un sistema che è molto competente in un ambito ristretto sul quale è stato addestrato, ma che appunto quando lo si mette a parlare di tutt'altro non è capace di assistere l'interlocutore. Velocemente sull'architettura di come è fatto un bot, qui vediamo l'utente che tramite un sistema di messaggistica, che nell'esempio è Messenger, parla con il gestore della conversazione, che appunto è implementato tramite delle funzioni lambda, tra virgolette, che si replicano automaticamente in base al numero di utenti, al numero di richieste che ricevono. Quindi diciamo non c'è una coda di gestione delle richieste, come vi dicevo, permette di scalare virtualmente all'infinito. Il gestore della conversazione accede all'archivio della conversazione, quindi lo storico del rapporto che c'è stato tra cliente e azienda, piuttosto che allo stato dell'appartamento, per cui sa già se magari c'è un problema, sa già che è prevista una manutenzione il giorno X, quindi può calmare l'utente. Sì, guardi, lo sappiamo che c'è un problema, che quel lavandino alla goccia, ma domani arriva il tecnico, se per lei va bene a quell'ora. Dietro, per capire gli intenti della persona che sta scrivendo su Messenger, c'è un sistema che, il nostro esempio, è di una società del gruppo Google, che si chiama Dialogflow. Dialogflow. Sì, precedentemente API AI, poi l'hanno ribrandizzata. Okay. Quindi ho deciso di scrivere al G di Google, perché così non invecchia la slide. che fa comprensione del linguaggio naturale. Demo, allora facciamo uno scenario fittizio di un'azienda di Milano che si chiama Rent House, che ha una reception. Ne esistono anche che non hanno reception e accolgono solo gli ospiti direttamente all'appartamento. C'è un contatto con un ospite che ha una presentazione per domani, bisogna mettersi d'accordo su quando incontrarlo, cioè concordare il check-in. Questa conversazione, vabbè, noi la facciamo partire direttamente salutando il bot. In realtà potrebbe essere già iniziata in passato, perché l'azienda magari ha una grande presenza, ha una sua pagina Facebook e utilizza molto quella per la promozione, aggiungendo accanto al pulsante like il pulsante message, cioè inizia. Molto spesso si usano gli SMS, perché ormai ci sono solo comunicazioni commerciali sugli SMS, buona parte della comunicazione privata è passata su WhatsApp, su Facebook Messenger per prima.
Inoltre, appunto, Facebook, per evitare che le aziende siano troppo invadenti, limita il numero di messaggi che si possono mandare e soprattutto li limita nel tempo. Se ricordo bene, attualmente la policy è non si può mandare un messaggio dopo 24 ore dall'ultimo contatto che ha fatto attivamente il cliente. Per cui, diciamo, il modo più sicuro è utilizzare un SMS o, perché no, il classico link in un'email, sempre che l'utente lega l'email. Ma prima di passare alla demo, se il tempo, cioè se avete la pazienza di vederla, vorrei darvi un po' di prospettiva sul futuro. Usando la macchina del tempo, in realtà la usiamo al contrario, cioè parliamo con una persona che nel futuro c'è stata ed è tornata indietro, ed è un mio contatto cinese che di recente si è spostato in Europa. Non in Italia, perché nel paese in cui vive, Facebook Messenger e non WhatsApp è il sistema di messaggistica più utilizzato. E le avevo chiesto, immagino che tu in Cina usassi WeChat, che è un grandissimo, è riduttivo chiamarlo sistema di messaging. Sì. Qual è la differenza sostanzialmente con Messenger? Ti sei trovata meglio, peggio? Ti manca qualcosa o hai trovato qualcosa di nuovo? Mi ha colpito la risposta, che è stata sì, milioni di persone usano WeChat in Cina. Personalmente Facebook Messenger non mi piace proprio, perché sono abituata a fare tutto con WeChat. Posso ricaricare il telefono, pagare il taxi, la spesa, la bolletta, comprarmi i biglietti del cinema, eccetera, eccetera. Invece Facebook Messenger è solo un sistema di messaggistica. Forse per me non lo userei, è che lo usano tutti e quindi parlo con gli altri perché sono tutti. Quello di Tencent, questo qua, no? WeChat. Mi sembra che sì. Quindi, come dire, venendo in Europa, nonostante noi siamo fieri della nostra occidentalità, lei è tornata nel Medioevo. Facebook dal Medioevo ci sta uscendo, siamo nel tardo Medioevo, negli Stati Uniti sono al Rinascimento, nel senso che hanno in beta i pagamenti, però appunto con questa prospettiva di quante cose si potrebbero fare se qualcuno, per esempio Facebook, risolvesse la questione dei pagamenti mobili, cominciamo a parlare di quello che si può fare oggi, ma come dire, nel giro di pochi anni arriveremo qui, che con un sistema così semplice come un messaggio sul telefono si potrà pagare praticamente tutto. Non so cosa manca di importante da quella lista. Qualche leggero problema dietro. Quando Facebook l'ha presa, è valida tutta Europa.